Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Si sta parlando molto in questi giorni di un nuovo anticoncezionale maschile, il pillolo, così come è stato soprannominato, anche se da molti anni ormai si tentano varie strategie da questo punto di vista per ovviare a quello che è il pressing anticoncezionale nei confronti della donna. In questo caso si tratta di una proteina che è in grado di sopprimere l'espressione del gene RAR, il gene RAR, che codifica per la sintesi dei recettori per i retinoidi, per la vitamina A. Diciamo, questo gene produce il recettore come se fosse una serratura, la cui chiave è appunto la vitamina A, che stimolando il recettore è in grado di stimolare la formazione e la maturazione degli spermatozoi e poi i primi processi dell'embriogenesi. Quindi, togliendo la serratura, sopprimendo la produzione del recettore, impediamo che avvenga questa stimolazione. E è una proteina, la sigla YCT529, ma se andiamo a leggere, già 11 anni fa su Endocrinology si parlava di questa tossina endotesticolare in grado di inibire la spermatogenesi. Adesso gli studi sono progrediti e chiaramente richiedono sempre molti anni, sempre inizialmente sulle cavie. Si è vista effettivamente la funzione di questa proteina che sopprime e che richiede circa 4 settimane per dar luogo ai suoi effetti, che può quindi determinare una sterilità maschile temporanea, perché alla sua sospensione vi è poi una ripresa della spermatogenesi. Quindi ecco una inibizione dell'attività del gene RAR, questa proteina, questa, per il momento questa sigla, potrebbe essere in futuro il pillolo, un anticoncezionale maschile apparentemente scevro di effetti collaterali. Vi metto comunque il link dell'articolo per leggerlo, per essere un pochettino più informati. L'articolo scritto da Eleonora Lorusso di Donna Moderna. Con questo vi saluto, auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.